Gli ultimi due decreti attuativi alla riforma della pubblica amministrazione approvati dal Consiglio dei Ministri potrebbero regalare un futuro meno incerto ai circa 5.000 ex LSU delle più calabresi, lavoratori precari da anni che attendono la stabilizzazione. Buone notizie per i precari calabresi? Beh, grazie agli ultimi due decreti attuativi alla riforma della pubblica amministrazione approvati dal Consiglio dei Ministri, per i circa 5.000 ex LSU delle più calabresi il futuro potrebbe essere più sereno. Il lavoro da loro svolto in molte pubbliche amministrazioni, si sa, è diventato indispensabile. Grazie a loro si riescono ad assicurare numerosi servizi, eppure da anni aspettano la stabilizzazione. Forse adesso quel traguardo potrebbe essere più vicino. Come stabilisce il decreto, saranno assunti nel 2018-2020 quanti hanno lavorato almeno 3 degli ultimi 8 anni, anche in più di un'amministrazione. L'assunzione sarà diretta per chi ha già superato un concorso e possibile anche in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza. Gli altri dovranno partecipare ai bandi, potendo però contare su una riserva della metà dei posti messi a concorso. Secondo la ministra Marianna Madia, si supererà così il precariato e il cattivo reclutamento ereditato. Prossimo passo, sottolinea sempre la ministra, riaprire le assunzioni nel pubblico impiego, far entrare i giovani, ma non di qualunque professionalità, di quelle che servono per far arrivare servizi ai cittadini. Il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri dunque potrebbe rappresentare una svolta per oltre 5.000 famiglie calabresi. Nel provvedimento approvato viene riconosciuto così anche ai lavoratori ex LSU e LPU della Calabria il diritto di poter transitare da una condizione di precarietà permanente ad una stabilizzazione definitiva. Questo è quanto stabilisce la legge. Un passo certamente importante, ma adesso bisognerà capire e verificare i tempi e le modalità di attuazione della norma emanata dal governo. Io credo che la notizia di ieri è un fatto importante, perché apre comunque la possibilità a definire un percorso che i lavoratori avevano conquistato anche con movimenti e iniziative di lotta, se ricordiamo quando purtroppo abbiamo dovuto per qualche giornata bloccare la Calabria sulle autostrade, i porti, gli aeroporti perché non si riusciva a trovare soluzione. Poi ci fu l'emendamento al Senato e poi devo dire che la deputazione calabrese in quel caso si è impegnata per risolvere un primo pezzo che poi è portato oggi, quindi è stato un percorso che oggi in qualche modo trova un riscontro che non significa ovviamente aver definito. È un percorso che consentirà ai lavoratori che al 31 dicembre 2017 perfezioneranno il diritto dei 36 mesi a poter ottenere la stabilizzazione. Poi noi non ancora abbiamo visto il testo della legge. Diciamo che c'è un cauto ottimismo, stiamo aspettando anche di vedere il testo per capire se sono contemplate le deroghe che servono anche per la stabilizzazione. Mi riferisco al turnover, quindi allo sblocco del turnover nel pubblico impiego, alle restrizioni del patto di stabilità e a quelle che sono poi le piante organiche dei comuni. Poi non dimentichiamoci che va attivato anche, insomma, lo strumento operativo che potrebbe essere quella del concorso interno, però su questo, ecco, dobbiamo vedere il decreto per capire. Nel frattempo però dobbiamo dare merito in questo caso anche al lavoro della Giunta regionale perché da tempo ha messo le risorse disponibili, perché comunque ha fatto un concorso di investimento rispetto alle risorse e quindi la Regione Calabria in questo caso è avanti ad altre regioni, ha messo soldi freschi e quindi diciamo che si è creato lo strumento. Ecco, poi vediamo il testo del decreto e nei prossimi giorni chiederemo un incontro a questo punto con la giunta regionale per capire come attivare gli strumenti per arrivare alla stabilizzazione dei lavoratori.